Questa settimana Made in Asti comincia un giro attraverso le eccellenze produttive del nostro territorio. Cominciamo con uno stabilimento che produce componenti in carbonio per biciclette, passeremo attraverso una fonderia, andremo alla Vernè, che è lo stabilimento di una multinazionale che produce valvole di alta precisione, e concluderemo con gli ammortizzatori che vanno in giro per il mondo. Ma questa sarà solo una prima puntata, perché sono talmente tante che proseguiremo con un secondo appuntamento. Fabrizio, siamo a Asti, parliamo di produzioni particolari, dove ci troviamo? Ci troviamo con Davide Marchisio, che fa delle ruote per bicicletta con materiale ad altissima tecnologia, molto innovativi, sono ruote leggerissime e sono particolari veramente molto sofisticati. Considerato un ruotaro, si dice, no? Non so se sia meglio ruotaro o ruotaiolo, preferisco il primo. Non so, mi suona meglio, comunque ruotaro, sì. Produzione, quindi? Produzione di ruote per biciclette, biciclette da corsa di alta, altissima gamma, quindi per capirci le biciclette che corrono il Giro d'Italia. Le ruote fondamentalmente si dividono in due grandi famiglie, le ruote in fibra di carbonio e le ruote in alluminio, dove per fibra di carbonio e per alluminio si intende il materiale con cui è costituito il cerchio della ruota. E ovviamente la ruota in fibra di carbonio è molto leggera, è molto performante e molto costosa. Ecco. E poi c'è la ruota d'alluminio, che è una ruota più versatile, diciamo un po' più da tutti i giorni, anche se comunque i modelli che facciamo noi sono comunque molto cari, molto, molto performanti. La nostra produzione è molto limitata per via del fatto che lavorando sull'altissima gamma i numeri sono ristretti, perché se vogliamo paragonarci alle auto siamo un po' come delle Lamborghini e diciamo intorno alle 3.000 coppie di ruote annue, 3.000-3.500, ecco. Dipende se si fa più alluminio o più carbonio, ecco, ma complessivamente 3.000 coppie di ruote all'anno. Siamo alle fonderie Fasolis, che non fanno lavorazioni in serie ma stampano ancora pezzo per pezzo con lavorazione a mano. Come funziona il vostro processo produttivo? Beh, noi fondiamo e stampiamo anche il pezzo singolo con formatura a mano. Facciamo a mano e piccola serie. Riusciamo anche a fare il pezzo singolo, per il cliente che ha bisogno di un pezzo solo, e anche fino ai 1.000 pezzi. Non abbiamo impianti automatici. Ecco, come funziona, come viene formato lo stampo nel quale colate il materiale? Con terra da fonderia. Si prende terra da fonderia, si stampa a freddo e si chiude, si accoppia poi la staffa. Quindi con la terra deve proprio manualmente essere fatto? Sì, manualmente essere fatto con lo stampo. Adesso abbiamo visto prima i modelli su placca, ma a volte usiamo anche i modelli singoli, senza placca, sciolti. Ecco, e poi una volta che viene formato lo stampo viene messo sotto il forno da cui esce il materiale. Sì, si prende una siviera, si ribalta al forno e con la siviera si va poi a colare nello stampo. Si dà il tempo di solidificare, si spacca tutto e rimane poi la fusione. Che tipo di clienti fornite e che tipo di prodotto realizzate? Allora, considerando che noi fondiamo particolari per la meccanica generale, copriamo diversi settori, dal settore alimentare, dal settore navale, ferrotranviario e quant'altro, cioè qualsiasi cosa che ci capita nella meccanica. Questa è la sede della Vernè Italia, siamo unico stabilimento italiano facente parte del gruppo multinazionale Vernè.
con casa madre americana. Quello che noi produciamo qui sono articoli tecnici di precisione destinati al controllo dei fluidi, quindi principale applicazione nel settore automobilistico, ma non solo, anche nel settore medicale, elettrodomestici e altre varie applicazioni. Qui ad Asti siamo una realtà piuttosto piccola, nel senso che siamo circa 85 dipendenti, al mondo siamo circa un 500 dipendenti, siamo reduci da una nuova organizzazione il cui scopo sarà quello di cercare l'azienda, poterla trasformare da un punto di vista sempre più globale e cercare di dare maggiore soddisfazione sempre più ai nostri clienti. Una particolarità che sono maggioranza donne. È vero, perché il nostro tipo, diciamo, di lavorazione richiede una cura e una dedizione che troviamo principalmente da parte del, diciamo, del comparto femminile. La Carbone Ammortizzatori, che fa ammortizzatori per mezzi speciali, carri e altro, ma soprattutto per questo prodotto che è nel cuore degli italiani da tanti anni, gli ammortizzatori per la Vespa. Quindi che cosa produci? Facciamo ammortizzatori in particolare per la Vespa Piaggio, dai modelli del 1950 ai modelli, diciamo, le ultime macchine nate tutt'oggi, dalla classica all'automatica. Come viene assemblato un ammortizzatore? Allora, l'ammortizzatore viene assemblato, diciamo, gruppo corpo, noi lo chiamiamo gruppo corpo, che viene creato da vari componenti, verniciato, e gruppo interno ammortizzatori, dove di nuovo vari componenti con pistoni, valvole, steli cromati e tutt'altro si uniscono insieme, si nascono, diciamo, insieme. Poi viene creato la parte molla e viene tutto serrato insieme con vari test di collaudi, prove, dove praticamente crea il setup dell'ammortizzatore desiderato. Abbiamo visto come, puntando soprattutto sulla ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, le imprese astigiane riescono a competere sul mercato a livello internazionale. Questo giro proseguirà la prossima settimana con altre produzioni molto particolari. Un saluto da Fabrizio Brignolo.